I primi giocatori di squash furono agli inizi dell'Ottocento alcuni detenuti delle prigioni londinesi che come passatempo praticavano un gioco che consisteva nel far rimbalzare una palla contro un muro attraverso l'utilizzo di racchette rudimentali. Oggi lo squash è una disciplina sportiva ad alta coordinazione che può essere praticato da tutti, anche se richiede una buona forma fisica, vista la forte sollecitazione alla quale sono sottoposte le articolazioni. Tonificante, antistress, ma anche molto faticoso. Uno sport di racchetta che necessita di un ambiente chiuso per essere praticato. Ad Arezzo è il centro sport Chimera ad accogliere il crescente numero di appassionati di questa disciplina. Quando è stata costruita questo centro, questa piscina, c'era una parte che riguardava la piscina vecchia, cioè le vecchie vasche. Sono state decise di riutilizzarle e uno sport che non era presente a Arezzo era lo squash e è stato deciso di investire in questa nuova attività. Tante le iniziative promosse all'interno del palazzetto del nuoto per diffondere la conoscenza di questo sport, soprattutto nei confronti dei più piccoli. Ci sono stati 3 tornei che abbiamo organizzato, poi Andrea Torricini, che è il campione italiano, è stato campione italiano, è venuto qui 2 o 3 volte per fare delle partite dimostrative e è stato anche a disposizione per far provare l'attività ai neofiti. Gli strumenti impiegati sono una racchetta simile a quella che si utilizza nel tennis, ma con un piatto di corde più piccolo ed una pallina di gomma. Ma come si gioca a squash? Abbiamo un quadrato, un rettangolo di gioco che prevede 4 pareti, che sono tutte utilizzabili. La pallina deve rimanere sotto le linee rosse che sono in alto e per battere è simile al tennis, cioè abbiamo una linea mediana sul muro frontale che bisogna oltrepassare. La pallina deve rimbalzare nel quadrato dell'avversario. Con azioni di gioco rapide ed esplosive che interessano gran parte delle fasce muscolari, lo squash è uno sport completo che può anche essere integrato ad altre discipline sportive. In poco tempo, in 40 minuti, permette di scaricarsi, di divertirsi, di fare una bella sudata in un posto coperto che quindi anche quando il tempo è brutto permette la pratica.